In primis la Presidenza molto spesso utilizza in maniera molto corretta con tutti i deputati, è successo spesso anche con il Movimento 5 Stelle e questa è una cosa che abbiamo imparato a fare anche col tempo, cioè quando ci si allontana evidentemente in maniera lapalissiana e anche un po' strumentale da quello che è il merito dell'emendamento che stiamo discutendo, cioè la chiamata diretta per l'assunzione dei docenti, allora da questo punto di vista, io credo che ci debba essere un intervento della Presidenza che interrompa il collega che sta parlando di tutt'altro. Io questo lo voglio semplicemente sancire e ribadire perché credo che sia un principio sano, corretto, soprattutto perché stiamo parlando nel merito di una riforma importante e noi vorremmo restare nel merito di questa riforma importante e quindi le chiedo di intervenire in questo senso se dovesse ricapitare come è successo al collega in precedenza. Grazie. Sibilia, io la ringrazio. Vorrei solo informarla che io a 2 minuti e mezzo dall'intervento dell'onorevole Fedriga l'ho richiamato. Vorrei anche dirle, ricordo sempre, quando voi, onorevole Castelli, provo a spiegare. Nel momento in cui voi richiamate il Presidente ad essere particolarmente rigido, è del tutto evidente che togliete alla Presidenza una flessibilità che è molto, molto, molto utile per l'economia del lavoro anche in altri momenti della seduta. Quindi suggerirei di affidarvi alla terzietà della Presidenza che usa flessibilità e contemporaneamente cerca anche di far applicare il regolamento. Semplicemente questo perché se no anche alcuni degli interventi a titolo personale, l'assicuro, nelle Sibilia non si sarebbero dovuti svolgere. Onorevole Malpezzi, a titolo personale, prego. Presidente, riporto un attimo la questione davvero al tema. Qua si parla di chiamata diretta che nel provvedimento non c'è, come ha detto bene il collega Rampi, perché oggi la prerogativa del dirigente scolastico è quella di assegnare la classe al docente che gli arriva a scuola. Noi, inserendo l'organico del potenziamento, che quindi non inquadra solo il docente per la disciplina che insegna, ma anche per le potenzialità che ha e quello in cui si può spendere, diciamo che il dirigente assegna il docente alla scuola e sulla base delle proprie assegnazioni verrà valutato. Ci dispiace pensare che l'immagine della classe docente e della classe dei dirigenti scolastici dal Concluda, Movimento Malpezzi. 5 Stelle da SEL sia vista come una classe di corruttori o di facili a essere Grazie, corrotti. Grazie. grazie. A titolo personale, onorevole Spessotto, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Io vorrei invitare, come hanno già fatto molti miei colleghi, il Governo